tutti e benvenuti al nostro quinto appuntamento che ci vede affrontare la compagine di Udine. Sicuramente una delle squadre strutturate per la vittoria finale, con italiani di grandissima esperienza e ottimi americani nel proprio roster. È una partita in cui arriviamo sicuramente pronti, già con consapevolezza delle vittorie precedenti. Affrontiamo anche con molto entusiasmo, partendo con un inizio bruciante, più 13 già nel primo quarto. È una partita che loro cercano di farci un pochettino incartare, mischiando difesa zona e uomo, anche perché venivamo da percentuali abbastanza scarse da tre punti, però forse per noi è stata una delle ciliegine sulla torta di una bellissima stagione, in quanto siamo stati bravi ad avere sempre grande capacità difensiva di togliergli ritmo e di togliere soprattutto i loro giocatori interni, con Beverly quasi completamente annullato sia individualmente che di squadra. E soprattutto la grande qualità di questa partita è stata la capacità di avere sia la gestione del ritmo offensivo costante, sia una buona gestione di spaziature interne e esterne, che ci hanno portato infatti ad avere una gara equilibrata in cui abbiamo tirato anche col 50% da tre punti. E sono riusciti in questa gara a rimanere attaccati quasi esclusivamente con alcune fiammate di Fabi, Cortese, soprattutto nel terzo e nel quarto quarto, da tre punti che in transizione li hanno tenuti a contatto, ma è stata una gara completamente tenuta in controllo. È completamente diverso è l'approccio a cui arriviamo al Carnera nel ritorno, in un palazzetto in cui non abbiamo quasi mai portato a casa il risultato. Affrontiamo però una squadra estremamente ferita, con il cambio del loro capitano, infatti avevano appena rescisso con Cortese, con alcuni problemi di roster, anche nonostante l'inserimento di Gazzotti dalla categoria superiore. In questa partita però si presentano con gravi problemi fisici, con Penna fuori per problemi muscolari e con Fabi comunque out per problemi alla schiena fino all'ultimo istante. In questa gara noi siamo stati bravi a non sottovalutare l'impegno, ad essere sempre pronti anche con loro che hanno fatto 40 minuti di zona con quintetti diversi, tenendo sempre comunque giocatori fisici in campo. In questo contesto siamo stati comunque sempre compatti e coesi nel tenere in controllo la gara fino all'ultimo minuto. Non fosse stato per la voglia di lottare e abnegazione del loro capitano Antonuti, probabilmente la gara si sarebbe anche conclusa con un divario maggiore. E direi che con queste immagini, questi momenti di ricordo piacevole, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo incontro con Forlì.